come codice Flir, Gimbal, Go Fast, periodo di tempo in cui sono stati girati i filmati che vedremo tra il 2004 e il 2015, anno di diffusione marzo 2018, avrebbe da dire data astrale 2019, sono tre documenti video girati da piloti Top Gun della portaerei di Ronda nei cieli al largo della California, sui quali per la prima volta viene messo il timbro di autenticità da parte di un'autorità ufficiale come la Marina Militare degli Stati Uniti d'America. Mica gotica. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. Espressioni di stupore, espressioni particolari anche con lo slang tipico dei Top Gun, e insomma questi sono gli UAP, che una volta si chiamavano UFO, fenomeni aerei non identificati, che grazie poi alla fantascienza, Ray Bradbury e compagnia bella, sono diventati sinonimo di extraterrestri, ma noi non siamo fantascienza, noi siamo scienza. Umberto Guidoni, buongiorno, buona domenica, primo italiano ad aver volato nello spazio con lo Shuttle. Immagini nebulose, ma sì, sono mentine o qualcosa di diverso? Allora, intanto c'è da dire che l'aeronautica americana, la Marina americana ha detto che sono autentici, non ha detto che gli UFO sono veri, ha detto che i filmati sono autentici. E poi in realtà si tratta di ombre, perché non sono, quello non è il visuale, quella è una telecamera infrarossa che vede il calore e quindi probabilmente vede gli scarichi di un altro aereo, che però, siccome sono molto caldi, vengono deformati, non si vede esattamente la forma e hanno proprio quella forma allungata. E la telecamera che punta questa cosa è indipendente dall'aereo, quindi quando l'aereo fa la cosa, certo, la telecamera cerca di inseguire e fa quei movimenti strani che si vedono nell'immagine. Secondo me si può spiegare benissimo. Ecco, e già ci ha spuntato Guidoni tutto quanto il fascino. Un ragazzo che come me negli anni 70 è cresciuto con un eufemio del buono e noi e gli UFO. Pablo Ayo, ricercatore in ufologia, eccoci qua. Qualità delle immagini scarsa, pessima. Per lei di cosa potrebbe trattarsi? Allora, quello che penso io è relativo. Quello che dice David Fravor, che è uno dei piloti che ha seguito questo oggetto nel 2004, sono tre video, uno inerente a un evento successo nel 2004, lo chiamano l'incidente della Nimitz. David Fravor dice che lui ha guardato l'oggetto da vicino al di là delle riprese e ha detto che non ha visto né nessun tipo di ala, nessun tipo di motore, niente di niente, assomigliava a una tic tac, veramente a un uovo allungato bianco, e faceva manovre a detta sua. Lui è andato anche alla CNN a essere intervistato ed è stato autorizzato a farlo, ha detto che faceva delle manovre impossibili per qualsiasi aereo. Lui è convinto che sia un oggetto alieno. Chiaramente la US Navy non si espone fino a questo livello, però ha detto che sicuramente sono oggetti non identificabili e che chiaramente stanno studiando la cosa, anzi hanno incoraggiato i piloti a fare rapporto su questi oggetti. Insomma, è la prima volta che la Marina americana si sbilancia. Ora, sull'autenticità del filmato, non su quello che è, diciamo, la rappresentazione del filmato. Però la domanda è: ci crede o non ci crede a civiltà aliene? Caro Guidoni? Questo è diverso, questa è già una domanda diversa. Diciamo, credo molto poco, anzi direi per nulla, al fatto che esistano questi fenomeni. In passato, scusi se interrompo, prego, lei ha affermato che non si sente di escludere che esista nell'universo presenza di forme di vita aliene. Sì, no, anzi, diciamo, se ci fosse una scommessa da fare, io scommetterei sul fatto che da qualche altra parte esistono le condizioni perché ci siano forme di vita più o meno evolute, come la nostra o di più, direi di scommetterci sopra. Quello che rende tutto più complesso sono le enormi distanze, il fatto che viaggiare nello spazio è complicato e quindi per esempio le stelle più vicine che abbiamo cominciato a osservare presentano pianeti, alcuni di questi pianeti hanno delle condizioni che potrebbero anche essere simili a quelle terrestri, però sono a centinaia se non migliaia di anni luce, il che vuol dire che anche una civiltà evoluta con una nave spaziale che viaggiasse a velocità della luce impiegherebbe centinaia se non migliaia di anni per raggiungersi. Allora, ci sono due cose da dire. Una è una teoria formulata prima da Archibald Wheeler e poi dallo stesso Einstein dell'esistenza, l'ipotesi dell'esistenza di questi tunnel spaziali naturali, sì, questi wormholes che teoricamente potrebbero collegare un po' come una scorciatoia due punti molto diversi dello spazio. L'altra invece è una teoria di un fisico messicano, Miguel Alcubierre, che ha teorizzato un possibile warp drive, cioè un tipo di astronave che si potrebbe eventualmente in futuro fare, capace di ripiegare lo spazio-tempo e quindi di aggirare questo ostacolo. Naturalmente per riuscirci servirebbe una materia particolare, un tipo di carburante, un tipo di qualcosa che ti permetta di ripiegare lo spazio-tempo, di creare un buco nero artificiale. Chiaramente non di facile. Una cosettina da niente. Esatto. Sì, insomma, però scusate, io penso a chi da casa ci sta seguendo si domanderà, ma possibile che in tutti questi anni, con tutte queste immagini, ma vuoi che almeno uno non sia vero? Siamo soli nell'universo. A chi lo chiedi? No, ripeto, dal punto di vista puramente statistico, sicuramente, se, come ho detto prima, se dovessi scommettere, io scommetterei sul fatto che da qualche altra parte ci sono le condizioni perché la vita... Guidoni però non è andato a marciare lì sull'area 51. No, sembra che ci siano andati poi alla fine 35 persone, dovrebbero essere 2 milioni. Tutti quanti identificati e arrestati, sì, via, e non se ne parla più. Gli oggetti ripresi nei filmati, anche se non riconoscibili per molti, sono chiaramente velivoli di natura umana. Si è parlato di droni, di velivoli militari, di aerei sperimentali, di armi di altri paesi coperti dal segreto. Trump adesso ha istituito i Rangers dello spazio, sì, sesta branca delle forze armate americane. A cosa serviranno? Allora, intanto per il momento ha soltanto fatto un Space Command, nel senso che ancora non esiste la forza armata, esiste il coordinamento, perché deve essere ancora provata la cosa. Però è chiaro che sta lavorando in quella direzione, nell'idea che un giorno lo spazio diventi un terreno di scontro anche militare. In realtà, diciamo, nello spazio satelliti militari ci sono sempre stati, soprattutto per il riconoscimento, i satelliti di spia, quello che una volta veniva fatto con gli aerei, adesso viene fatto, quello che veniva fatto con gli U2, esatto, adesso viene fatto con i satelliti artificiali. Poi spazio che potrebbe diventare anche business, non solo militare, esatto, ma turistico, perché ci stiamo... In realtà il problema è proprio questo, che man mano che si sposta verso lo spazio delle attività commerciali ci saranno anche ovviamente conflitti e quindi ci sarà anche necessità di una sorta di polizia spaziale. Io credo che in quella direzione stia andando, cioè la protezione di beni, la protezione di infrastrutture. Io mi auguro davvero che non andiamo a metterci bombe atomiche o altre cose nello spazio. E tra l'altro esiste un trattato che hanno firmato anche gli Stati Uniti, in cui si dice appunto che nello spazio non ci possono essere armi di distruzione di massa, quindi sì, spero che teoricamente. La Marina Americana Ayo ha invitato tutti i piloti che si imbattono in interferenze inspiegabili a denunciarle per un problema di sicurezza nazionale. Esatto, il problema c'è, forse la dichiarazione più forte che ha fatto la Marina pochi giorni fa non è solo che questi oggetti non sanno cosa sono, ma che loro non possono neanche raggiungerli. Lo stesso David Freiburg dice a un certo punto l'oggetto che si è reso anche invisibile, lui ha avuto la visione diciamo proprio fisica, non solo quella strumentale, ha visto l'oggetto a un certo punto, è scomparso, poi è riapparso, ha iniziato a giocare con loro e poi è schizzato via. Questo cosa vuol dire semplicemente? Ed è una missione molto forte perché viene dall'esercito, diciamo, dalla difesa più forte del pianeta, quella degli Stati Uniti, che dice che loro non sono in grado né di intercettarli né di fermarli. Quindi noi dobbiamo pregare che siano amichevoli, perché se no non abbiamo da questo punto di vista il controllo dei cieli. Stavo pensando, ma ero distratto un attimo, perché di solito la domenica ormai nei campetti si vedono genitori con figli armeggiare non più con gli aeroplanini ma con i droni, sì, che pongono non pochi problemi di sicurezza, certo, caro Guidoni, ma pare che adesso più che i droni il problema siano i volatili veri e propri, le aquile. No, le aquile vengono utilizzate come, diciamo, sistema per abbattere i droni che eventualmente sconfinano. Ah. come protezione, cioè per esempio un'aquila è sufficientemente grande e veloce per raggiungere un drone, parliamo di droni appunto giocattolo, non quelli militari, cioè. Però è capitato un paio di volte che anche aeroporti si siano dovuti fermare perché c'erano droni che andavano nelle zone dove circolavano. Quindi adesso cominciano ad addestrare le aquile? Beh, questa è una delle idee naturalmente, poi ci sono anche i droni antidrone. I droni poi ci saranno i droni antidrone che sono... Per esempio ce n'è uno che lancia una specie di rete e cattura il drone, diciamo, che ha sconfinato. Sono ovviamente sistemi di controllo proprio per evitare che alcune zone appunto come gli aeroporti o addirittura le basi militari possano essere messe in crisi da un oggetto così, magari per gioco. Ci dobbiamo salutare, complimenti per la camicia, caro Guidoni, che è bellissima e anche molto... Questa è stata nello spazio. È stata nello spazio, sì, e non ha avuto quarantena, perché una volta si faceva la quarantena, adesso... Ma neanche più. Gli esseri umani la fanno più la quarantena. Per curiosità, quali sono le vostre serie televisive spaziali preferite? Beh, quelle di una volta erano quelle, diciamo, tipo... Un titolo? Spazio 1999, una coproduzione della RAI con la ITC. Star Trek, che è ancora oggi attuale. Sì, mi piaceva più la Next Generation, la seconda. E la meno credibile in assoluto invece, quella che proprio diceva vabbè cambio canale? Ce ne sono tante, non saprei proprio. UFO, quella del con comandante Strike, quello biondo, Guidoni, quella non era credibile per cioè c'era questo UFO che arrivava da solo e me li ha sempre abbattuto, cioè io però il rumore faceva paura. Grazie ai nostri ospiti, grazie, buona domenica. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e se il video vi è piaciuto dateci un like, seguiteci anche su Facebook ed Instagram ai link qui sotto. Buona visione sul nostro canale.